Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Mike dalla Z. Bene, oggi un altro video sulla domotica facile. Prima di tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così da essere sempre aggiornati dei prossimi video che farò. Ma un'altra cosa, devo ringraziare la Deltador che mi ha inviato un altro dispositivo domotico dall'installazione facile, proprio per voi. Ma andiamo a vedere insieme cosa ci ha inviato oggi la Dettador. Eccoci qua alla presentazione dei prodotti che mi ha inviato Deltador. Ma sicuramente chi mi segue sui social ha già visto che stavo preparando questo, diciamo, sistema per testarlo. Allora, per prima cosa vi faccio vedere lui, che è la parte principale, e poi vediamo quest'altro accessorio. Lui è un motore per tapparelle, le classiche avvolgibili di casa praticamente. Questo sistema qui vi permetterà di installare un motore elettrico alla vostra tapparella e domotizzarlo senza fare nessun intervento sulla parte, diciamo, del cassonetto sopra, senza smontare la tapparella, senza buttare giù l'avvolgibile, senza togliere funi, eccetera, eccetera, senza, diciamo, smontare questa parte qui che è incassata e che vi verrebbe difficile anche mettersi a smontare, cambiare il motore, eccetera, eccetera. Ma invece lei non andremo a toccarla, ma andremo a toccare la parte inferiore, che è quella esterna e accessibile. Bene, vi faccio vedere il sistema che mi hanno inviato, che è un motore che va praticamente collegato nella cassettina dove c'è il rullo a molla dove viene raccolta la fune quando si tira su il nostro avvolgibile. Molto semplice da installare, poi andremo a vedere nei particolari. Questo è il nostro motore, vi faccio vedere la parte frontale, come vedete c'è un display, ok? C'è il nostro motore dietro, qui poi vi farò vedere all'interno c'è un sistema di ingranaggio, faccio vedere più o meno vicino, qui c'è un motore che fa funzionare l'ingranaggio e qui dentro andrà a avvolgersi il nostro, diciamo, la nostra fettuccina, la nostra cinghia della tapparella. Qui c'è il collegamento elettrico, c'è solo la fase, il neutro e basta, quindi non c'è niente da inventarsi particolare, c'è il suo sistema che fa passare i cavi e questo andrà collegato, andrà, diciamo, inserito qui nel suo alloggio. Eccolo qua. Praticamente voi toglierete il vecchio, toglierete il nostro nastro dell'avvolgibile e andremo poi a collegare lui. Come vedete ci va perfettamente. All'interno della confezione andiamo a vedere, ci sono, va bene, i sistemi di ancoraggio, chiusure, viti e in più danno in dotazione il cavo di alimentazione. Eccolo qua. È molto semplice, anche se non avete una presa vicino, potete portarvi una piccola prolunghina con delle canaline, qualcosa, diciamo, che sia abbastanza non invadente, non visibile tanto, sopra il battiscopo, a tirarlo su a fianco alla vostra cassettina e poi passare il cavo qua sotto, che dopo vi farò vedere come viene montato. Quindi è molto semplice, andrete poi a inserire la vostra spina nella presa e il gioco è fatto. Basterà poi programmare il tutto, ma è molto semplice, ve lo farò vedere nel seguito del video. Un'altra cosa che mi hanno inviato è il gateway o un hub che fa da tramite a lui. Servirà apposta per comunicare con il sistema. All'interno della scatolina c'è il nostro hub, questo qui. Il cavo Ethernet da collegare al vostro router, molto semplice, e più l'alimentazione con il trasformatore, sarà 5 volt, 12 ore, non lo so, dobbiamo vedere.
poi ci sono, va bene, ci sono le istruzioni, tutto per il montaggio, ma è molto semplice. Io nel mio laboratorio ho questo ripetitore wifi, andrò a collegarlo a lui e poi al nostro gateway l'andremo a associare sull'app, gli daremo la password del nostro wifi e il gioco è fatto. Lui si collegherà con il sistema del gateway e lui andrà a collegarsi con la rete internet. Ma ora andiamo a vedere il montaggio. Ok, cari amici, andiamo a montare il nostro dispositivo. Questa è la situazione che troveremo nel vostro avvolgibile. Praticamente avrete la tapparella tutta abbassata giù, quindi tutto il nostro nastro avvolto sulla ruota nel cassonetto. Quindi avrete un pezzo, il finale della nostra fettuccina, che lo lasceremo fuori, lo taglieremo un pezzettino e lo lasceremo fuori così. Per prima cosa andremo a collegare elettricamente il nostro motore. Ci sono due morsettini, andiamo a prendere la nostra spina, ma potrete mettere un pezzo di cavo e collegarlo direttamente alla rete se volete. Però dato che in dotazione hanno messo questa, ora la correggeremo così. Il verso è uguale, fase è neutro, è la stessa cosa perché tanto è collegata da una spina, quindi non c'è bisogno di mettere un verso. Andiamo a collegare i due morsetti. Ecco qua. Collegati i morsetti, gli faremo fare questo giro. Vi faccio vedere qui, questo giro andremo a metterlo in questa canaletta e faremo uscire il cavo sotto, come vedete qui. In dotazione c'è un fermacavo per chiudere il tutto per evitare i rischi di folgorazione per sbaglio. Andiamo a chiudere con le nostre vitine. Ora momentaneamente metteremo giusto una vitina per farlo mantenere, tanto questa è una prova. Poi c'è un coperchio che va dietro al nostro meccanismo, andrà qui così, però per adesso non lo colleghiamo perché andiamo a collegare la fettuccina sua. Prendete il nastro, piegate la parte finale così, in questo modo, prendete le forbici e andate a tagliare un pezzettino qui per fargli una soletta. Eccola qua. Fatta questa specie di asola, ok. Lasciamo un attimo così, andiamo al nostro meccanismo c'è questa solina dove si andrà a incastrare la nostra fune. Andremo a infilarla qui nel rullo, la faremo uscire dalla parte posteriore. Vedete qui, e dovremo andarla a incastrare nell'asola. Ora non so se vi riesco a far vedere, la incastro prima e vediamo se ok. Questa è l'asola qui incastrata dentro. Cerchiamo di tirarla per incastrarla meglio. Allora, fatto questo, praticamente andiamo a collegare il nostro dispositivo prima di incastrare tutto. Ok, si accenderà incastrata la
la nostra fettuccia dentro, andiamo a premere il tasto praticamente apri, andiamo a volgere un po' il nastro. Ci avviciniamo qui al coperchio e sistemeremo all'interno il meccanismo. Andiamo a tirare un altro po'. Ok. Quando abbiamo fatto tutto questo, andiamo a mettere le nostre viti di fissaggio qua. C'è un'altra di fissaggio sopra. Ok, ora andiamo alla programmazione della nostra tapparella. Andiamo a sollevare tutta la tapparella facendoci la nostra tapparella sarà sollevata quando il peso è in su. Ci fermeremo più o meno qui. Ok. A questo punto premeremo ok e ci sarà il simbolo di giù. Premiamo il tasto giù, faremo scendere tutto il peso in terra. Quando saremo qui, premeremo ok. Fatto questo, praticamente noi abbiamo dato il fine corsa a salire e il fine corsa a scendere. Ora andiamo a programmare le altre cose, come dovrebbe essere questo l'orario. Lasceremo questo come orario indicativo. Premeremo di nuovo ok. Va bene, ok, normal, ok, lasciamo tutto così invariato. Questo possiamo programmarla, ma non ci interessa. Qui possiamo tornare indietro. Ok, premiamo il tasto memoria per memorizzare i nostri dati e ora possiamo far funzionare la nostra tapparella. Questa ancora non è collegata al nostro hub, ma ora la andiamo a collegare. Vi faccio vedere come il fine corsa è stato programmato. Accendiamo, sale sulla tapparella. Quando arriverà a fine corsa, praticamente lei conterà i giri che abbiamo fatto fare la tapparella e si è fermata all'alzare della tapparella. Falla riscendere, ripremiamo il pulsante. Possiamo anche stopparla a metà come ci pare o lasciarla andare fino ad arrivare a fine corsa in giù. E così la programmazione sulla parte manuale è stata fatta. Ora andiamo ad associare il nostro hub o il nostro gateway e poi vedremo insieme come si fa la parte, diciamo, smart. Ok, amici, passiamo al collegamento smart. Per prima cosa andiamo a prendere il nostro gateway Home Pilot. Andiamo a mettere il nostro cavo Ethernet. Ok, e l'andremo a collegare
al nostro router wifi. Prendiamo l'alimentazione, qui dietro c'è l'alimentazione e il nostro collegamento del cavo Ethernet e andiamo a collegare anche la nostra alimentazione. Ok, qui ci sarà un LED, se vedete, piano piano diventerà verde. Significa che è collegato al nostro router. Fatto questo, andremo nel menu del nostro, diciamo, dispositivo, premiamo il tasto M, scorriamo con più e meno, andiamo a menu 9, premiamo OK, andiamo a 9. Apparirà sul 9 un'icona del collegamento Wi-Fi. Ripremiamo OK, qui lasciamo 1 e andiamo a mettere impostazione on. Premiamo OK. Ora possiamo uscire dalla nostra programmazione. Come vedete, qui ci sono le altre programmazioni che possiamo mettere giorno, notte o caso. A caso, questi qua possiamo programmare, diciamo, l'apertura e la chiusura in base anche all'orologio astronomico che c'è all'interno. Quindi la mattina possiamo farla aprire in automatico e la sera richiudere in automatico. Ora usciamo dal menu e siamo pronti per la parte smart. Prendiamo il nostro smartphone. Ok. Andremo sull'applicazione che andrete a scaricare, ci sarà un codice QR sulla vostra confezione, andremo sull'app di Home Pilot. Farete il collegamento, già associerete lui alla vostra rete di casa, fatto questo vi apparirà questa schermata, andrete il menu, diciamo, dopo la casetta, questa qui, andrete qui e qui potete aggiungere il vostro dispositivo. Ora io qui già l'ho aggiunto, vi faccio vedere aggiungendo il dispositivo, andrete a premere iniziare e vi troverà in fondo il dispositivo da associare. Questo ora è il dispositivo associato. E qui vedete la tapparella che potremo metterla, c'è un'icona, potremo metterle in base come volete al 50%, al 10%, al 20% o totalmente chiusa la vostra tapparella. Come vedete si abbasserà fino a chiuderla tutta. O potrete usare i tastini su e giù, premendo su andrà a zero. O se no, potrete decidere voi di impostare la percentuale. Mettiamo al 37%. Come vedete, il nostro dispositivo reagisce anche velocemente, proprio, diciamo, immediato. Mettiamo al 100% e lui andrà a chiudere totalmente la tapparella. Quando arriva a fine corsa, se ci avete fatto caso, lei rallenta la corsa piano piano fino ad adagiare proprio la tapparella fino al bordo della vostra finestra. Bene, amici, fatto questo, non vi ricordate dopo di chiudere la parte delle viti con lo sportellino. Io mi sono dimenticato di mettere il parapolvere dietro. Andate a rimettere il parapolvere su questa parte davanti, non c'è bisogno di nessun coperchio perché è coperto dalla cinghia. Questo dispositivo, come ho detto prima, potete programmarlo in varie situazioni e anche con il collegamento di Alexa. Bene, ora andiamo alle conclusioni e ci vediamo dopo. Forte, eh?
Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di anche questo video. Spero che anche questo video della domotica facile vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati dei prossimi video che farò. Bene, volevo ancora ringraziare la Deltador che mi ha inviato questi due prodotti e spero che nel futuro mi invieranno altri nuovi per poterli farvi vedere e testare insieme a voi. Bene ragazzi, anche questo video è finito, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao rabelli, ciao!